Buongiorno amici, sono le ore 8 di mattina, il tempo per ora c'ha un po' di foschia ma non ci arrenderemo. Oggi dobbiamo andare alla spiaggia di Barbaracca, se non erro, siamo già stati nel 2017, se è quella che si pensa noi, c'è una scalinata e poi c'è una distesa bellissima. Questo è il mio appartamentino, molto carino, easy, stasera qui prima di uscire metto qui il prosecchino e poi si va a fare l'aperitivo a Porto Azzurro. Niente, quindi la giornata inizia così. Stanotte un po' di caldo, sono dormito con le finestre aperte ma c'era un po' caldo. Detto questo, la giornata abbia inizio. Allora amici, siamo sulla spiaggia, inizia ad essere molto affollata, mi sono già andata alla protezione 30 e 20 giusto per non incappare in situazioni spiacevoli. L'acqua è limpidissima, usiamo le scarpine perché c'è il fondo con sassi, però si sta da dire, abbiamo già fatto due bagni, 8 euro di colazione, due cornetti vuoti, due cappuccini, un bicchierino di arta. Ce lo facciamo andare bene, anche se non è proprio il massimo. Gente c'è, e mi devo fare il bagno. State bene. Amici, ce l'ho fatta a montare su qualche scoglio. Qui la visuale è spettacolare, guardate il lavoro. Sì, l'isola d'Elba è l'isola d'Elba, cosa ci vogliamo fare? Ah, mi sono sparato un moitino perché purtroppo volevo chiedere uno spritz e ho chiesto un moito, ma mi sono reso conto quando lo stavano facendo e non ho potuto dire di no. Quindi guardate che mare è spettacolare, spettacolare. Allora, in maniera disfatti siamo tornati all'appartamento, preso abbastanza sole, insomma, protezioni su protezioni, guaraluccino, prosecchino e finalmente ho convinto la mia moglie a guardare un video per forse un acquisto stratosferico, comunque poi vi faccio sapere eventualmente strada facendo. Poi andiamo a mangiare la pizza a Porto Azzurro, il nome della pizzeria non lo ricordo, comunque tanto documenterò tutto. Allora amici, siamo a mangiare la pizzeria da Alido in piazza a Porto Azzurro, ora aspettiamo che vengano a prendere le comande e poi si sgrana. Era a fare aperitivo qui al barrettino accanto ma non ho messo il video, ho fatto la foto al prosecco, è un abitué. Qui ci siamo stati nel 2018 se non erro, ci siamo mangiato molto bene e poi vedrete la foto delle varie pietanze. La piazza è spettacolare, quindi gente venite all'Elba che merita tanto.